una guida. San Michele Arcangelo è per noi una guida da 72 anni, da quando nel 49 è stato proclamato santo patrono della Polizia di Stato. È una guida perché ci insegna a combattere il male con equilibrio, con la forza della sicurezza di essere dalla parte del giusto, della legge e dalla parte dei cittadini più deboli. Anche ad Arezzo la Polizia di Stato ha celebrato il suo patrono, San Michele Arcangelo, con una messa solenne nella Basilica di San Francesco celebrata dall'Arcivescovo Monsignor Riccardo Fontana alla presenza delle massime autorità civili e militari. È una basilica che al di là dei capolavori della Cappella Bacci, noti a tutti, ha anche al suo interno raffigurazioni importanti di San Michele, a testimonianza del rapporto stretto tra il San Francesco, tra il poverello di Assisi e San Michele. Un giorno di festa anche quest'anno, però segnato inevitabilmente dalla pandemia. Subiamo anche quelle che sono le tensioni sociali che in questo anno e mezzo abbiamo vissuto anche noi. L'equilibrio, il buon senso deve rimanere la guida nell'affrontare anche queste problematiche sociali. Il Covid ha cambiato un po' i reati, l'incidenza dei reati? Sì, li ha cambiati, devo dire soprattutto nelle fasi più cupe, nelle fasi del cosiddetto lockdown, evidentemente ha ridotto drasticamente i reati di strada, i reati della cosiddetta criminalità diffusa, però al contempo ha incrementato altri reati, vedi reati informatici e ahimè anche le violenze di genere, che sono comunque costante oggetto di attenzione da parte nostra.